fare in fiera una grandissima organizzazione con il contributo fondamentale della Fiera di Genova, che c'è un nuovo connubio con Arezzo. Sì, è vero, però mi permetto di dire col forte contributo di Arezzo Fiere Congressi, perché i ragazzi dello spazio sono spesi molto, quindi noi ci abbiamo messo un'idea, loro l'hanno rielaborata insieme a noi, e questa è una bella scommessa che possiamo dire adesso abbiamo vinto. Un grande spazio espositivo nel quale si troverà cibo, motori, ampio spazio per le famiglie anche. Assolutamente sì, la Campionaria è uno shopping a 360 gradi, arredamento, casa, shopping, qualunque cosa. La novità che porta Genova sono i contenuti, quindi i contenuti è secondo me l'asset vincente delle Campionarie, e in questo ci ha dato una fortissima mano il Comune. Mettici la faccia, altra iniziativa assolutamente originale. Sì, questa è un'idea di Laura Malavolta, che è il nostro ufficio, diciamo, promozione. Dall'anno scorso abbiamo esordito così a Genova, e quest'anno su Arezzo ha vinto forte, direi. Insomma, siamo usciti da tutte le parti, ce ne parlano tutti, quindi direi che è stata una gran bella cosa. Ecco, tutti lo ribadiscono, anche il Presidente Boldi, grande collaborazione e appoggio da parte del Comune. Sicuramente noi abbiamo dei protocolli d'intesa sia con Arezzo Fiere sia con Genova Fiere, questo serve alla città, alla famiglia, alla sua gente, per avere dei luoghi, degli spazi non isolati ma nel contesto pieno della città. Ecco, un luogo dove poter venire, visitare, accesso gratuito, fare affari, lo dice assolutamente anche il nome. Sicuramente fare affari, ma anche un centro dove si accoglie la famiglia, per cui anche con tante iniziative che vanno dall'artistico al divertimento e anche alla conoscenza di quello che il Comune fa per la città, per cui anche i progetti in essere che sono da definire, e anche potete venire anche a criticare.